Ciao a tutti dragoni, qui è Nico Forza e siamo in un nuovo video. Oggi, tra un po', vedrete un video che ho registrato quando ero ricoverato in ospedale e devo ammettere che vedete pure una cosa molto particolare. In quel video, sono nella stanza dell'ospedale dove ho registrato il primo video. È successa una coincidenza molto particolare. Dato che hanno fatto dei lavori nel reparto, hanno messo sul muro, vicino a quella stanza, proprio nella stanza dove ho registrato il primo video, un drago. Ora in teoria con l'editing dovreste vederlo, questo drago vicino alla stanza. Devo ammettere che per me è stata una bella sorpresa perché è stata proprio una coincidenza molto, ma molto particolare. Ora non mi perdo in chiacchiere, vi lascio al video. Ciao! Ciao a tutti ragoni, qui è Nico Forza e siamo in un nuovo video. Come vedete ci troviamo in questa stanza che forse in pochi riconosceranno, ma è la stanza dove ho registrato il mio primo video su YouTube dall'ospedale. Ormai è passato davvero tanto tempo, quasi 2 anni. Ormai ne abbiamo vissute tantissime cose, abbiamo fatto un sacco di video in questo periodo, sia dall'ospedale sia fuori dall'ospedale, dei speciali natalizi, ai speciali di Halloween, abbiamo fatto davvero tante cose. Oggi però mi trovo qui in ospedale ricoverato perché devo fare una piccola terapia. Però sinceramente io avevo un po' di paura a venire qui, ma no perché la paura del fatto che sei in ospedale è una cosa bella, ma per tutto il periodo che sta accadendo. Però il fatto che sono venuto qui mi sento che sto dando forza a tutti i dottori, a tutte le persone che lavorano qui in ospedale, perché venire qui per me e dare forza a loro per far vedere che nonostante ho paura sono venuto qui perché loro sono da elogiare per il fatto che lavorano qui, perché loro sono sempre in prima linea a rischiare tutto solo per curare noi, noi che ci troviamo qui ricoverati. Poi ogni volta che vengo qui mi fanno sempre sentire a casa perché mi hanno accolto con un uovo di Pasqua, una nuova mascherina. E poi chiedendomi come stavo oppure che cosa dovevo fare. Ed è bellissima questa sensazione che nonostante sei qui in ospedale oppure che in tutto questo periodo loro si sforzano sempre a farti sentire a casa. Ormai è come stare con una grande famiglia. Loro lo hanno sempre fatto. Hanno sempre dato forza, sono sempre stati vicini, tutti i dottori, tutti gli infermieri e tutto il personale sanitario. Perciò davvero loro sono incredibili. Poi io mi sento, specialmente in questo periodo, di dare forza a loro, nel mio modo, in qualsiasi modo che riesco io, cioè nel fare un video per loro. Perciò sto registrando questo video per dare pure molta, ma molta forza a loro che nonostante tutto questo periodo continuano a lavorare con la testa bassa e in silenzio. Sono davvero incredibili, loro sono veri guerrieri e veri eroi, a lavorare sempre in prima linea nonostante tutto questo periodo. Ora vi saluto. Ciao a tutti.